Buonasera a tutti e benvenuti su Retro Night. In questa serie di video, che penso durerà a lungo nel caso vi piaccia, tratterò giochi retro principalmente da sala, quindi giocheremo sul MAME. Infatti, come potete vedere, sto giocando col cabinato, come avete visto anche dall'introduzione, però non si disdegneranno altre console retro, magari si può andare anche a richiesta. Nei commenti ditemi che gioco vi piacerebbe rivedere e lo giocherò dandomi un budget. Per esempio, il budget di stasera sono 3 gettoni e volevo cominciare con un gioco a cui sono molto affezionato e che non gioco da un pezzo: Pang, il primo originale, quello del 1989. Allora, siccome ci metterei un sacco di tempo a fare la modalità storia, se la volete si può fare in più parti, giocherò in modalità Panic, dato che dura di meno e è molto più difficile di quella normale. Però non perdiamoci in altri discorsi e cominciamo col primo gettone. Via. Cominciando proprio dall'inizio. No, andiamo un po' più avanti, così aggiungiamo un po' di pepe. Mi ero dimenticato che questo è Pang e non Super Pang, e quindi la modalità Panic non c'è. Pang è stato veramente uno dei primissimi giochi da sala che abbia mai giocato, un po' come quasi tutti quelli della mia generazione. Già una vita. E non so spiegare effettivamente come possa essere venuto in mente la creazione di un gioco del genere, perché come idea è davvero stramba. Per chi lo conosce sa, qui non mi dovrebbe prendere, ok, perfetto, ricordavo bene. Per chi lo conosce sa quanto questo gioco è scimmiante, come posso dirvi, addictive, non mi viene il termine italiano, che prende, diciamo. E mi stavo un attimo concentrando perché avevo paura di cazzarmi lì in mezzo. Adesso, per esempio, ho l'arma più inutile del gioco, solo che per questo livello potrebbe anche andare bene. Che odio sti uccelli che ti bloccano e non ti fanno sparare, ma non è un problema adesso. Il quadro dovrei averlo sistemato bene. Avevo anche l'invincibilità, quindi sti cazzi. Ma il tipo... Oh, sono solo io, ma il tipo somiglia veramente a Goku, che è una cosa che ho sempre pensato. Probabilmente ci sarà o qualche riferimento o qualcosa che comunque lo riconduce, perché non so voi, ma a me sembra troppo simile. Ecco cosa non dovevo fare: prendere la bomba che separa tutto quanto, la dinamite che ho preso prima, che ti crea un bel casino. Però a culo ho acchiappato anche... Ai 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 ai, faccio fare tutto all'amico granchietto. Se prendi la dinamite praticamente ti fa tutto quanto a pezzettini, a meno che non sei bello preparato o quant'altro, ti viene fatta la festa. Ecco, questo livello è particolarmente odioso perché... Primo, perché muori. Secondo, se non prendi gli oggetti in tempo mentre cadono, finiscono tra un... Mi sto deconcentrando a parlare. Finiscono tra un mattoncino e l'altro di quelli che stanno a terra e non li puoi più raccogliere. Allora, il... Non sto capendo che sta succedendo. Stavo dicendo, la tecnica, una di quelle delle tecniche principali di Pang, che è anche quella di Super Pang, Pang 3 e tutti i giochi che lo imitano, qual è? È... Non quella di morire così. No, veramente, ragazzi, mi sto davvero vergognando di come sto giocando. È quella lì di concentrarsi su un'unica palla e farsela pezzo 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 pezzo, una specie di divide d'imperat. Però quando ti capitano queste cose qui, ti devi buttare su quella grossa per farla a pezzettini. Ho fatto una cosa sbagliata: mai mettersi in un angolo a Pang. Mi sono giocato così un intero credito, quindi adesso cercherò di parlare di meno e magari quagliare di più, perché mi ero fatto 2 vite tranquillamente negli stage precedenti e me li sono persi tutti qua, tutte quante, non solo quelle 2 vite ma le altre, nello stage successivo. Bravo. Dai. Ah, senza contare che in questo livello ci sono rimbalzi strani, appunto, dovuti da quelle fossette che stanno a terra. Però vabbè, ho risolto. Mi sento davvero un babbeo ad aver perso praticamente tutte le vite in un unico stage, però se la vi.
adesso, ecco quella dinamite che dicevo prima, adesso converrebbe spararsi prima la palla di fuori. Non è molto bello dire spararsi le palle, però è così la tecnica. Tu vieni, perché il rampino non lo voglio. Fermatempo non tanto mi serve, però. Oh, sto stage lo odio, porca miseria. Anche perché non puoi andare qui, in quanto in giochi di questo tipo c'è bisogno sempre di un gradino per arrivare a livelli più alti. In questo livello, per esempio, il rampino è cosa buona e giusta, specialmente nelle parti più basse, cioè quelle dove non c'è un soffitto molto alto, perché così rischi altrimenti di rimanere cazzato, termine tecnico cazzare, sotto le palle. Però corri sti rischi, che se c'è il bloccatempo e c'è il rampino non è una bella cosa. Oppure infilarsi in situazioni del genere. Anche perché l'arma migliore rimane, eccolo, rimane sempre il doppio rampino che ti spara. Ti dà l'impressione di sparare a raffica. Questa ci voleva, grazie. Parsimonia con i colpi quando stiamo col rampino, perché come avete visto da prima basta sparare un colpo a cacchio che ti perdi tutto. Madonna! 10 secondi per far fuori la pallina. 6, 6, 5... No! 3... No! Non posso perdere per time over a un secondo con una sola pallina! Madonna, che morte stupida che stavo per fare. Qui ci voleva un po' più di brio, ecco. Dai! Mi sa che ho appena fatto la risoluzione ideale del livello. Maledetti animalacci di mezzo. Ecco. Almeno ho recuperato una vita. Questa, a meno che non faccio cagate. Ok, dovrebbe essere andato. Tranquillo. No! La cosa brutta di Pang, gli animalacci. Che ansia! Qui conviene farsi quelle laterali, facendo attenzione a non farsi fregare da sotto come un idiota. No, col rampino no. Ma sì, vai. No! Madonna, che odio il rampino! Ma tutto si sistemerà piano piano. Beh, dovrei aver finito. Ho messo pausa. Somiglia troppo a Goku. Allora, solita tecnica. Ok. Vabbè, prendiamo sto rampino. Anche la bomba. Questo livello ha pochissimo tempo e mi devo sbrigare, anche perché bisogna fare sto giochetto per liberare l'ultima palla. E andiamo. No! E andiamo. Ovvio che ci sono tante invincibilità in questa mappa, perché ovviamente da quella posizione è molto facile che ti venga una palla random addosso. Ma dovrebbe essere andato tutto bene. A meno che non faccio cazzate. Ci siamo. Madonna, granchio. Ok. E andiamo in... Non ho visto la mappa. Rampino e concludiamo. Pum! Non ci credo comunque che ho perso tutte quante le vite a quello stage. Assurdo.
comunque ho utilizzato un budget di 3 gettoni. Uno perché altrimenti di più sarebbero stati davvero troppi per un video e anche per morire, ma anche perché mi ricordo quando andavo al mare era il mio budget, era il mio budget quotidiano 3 gettoni, quindi nei bei tempi in cui Pang lo si finiva con un credito massimo 2, ti dovevi ingegnare ad essere sempre più bravo, perché sennò dei giochi non vedevi mai il finale, perché non straforavi mai di 2 gettoni, a parte qualche rara occasione. Cioè, se morivo con l'ultimo era veramente da disperazione. No. Che cretino, non avevo visto quella pallina! Qui dovrei prendere il tempo di prima. Però non c'è più. E dovevo buttarmi al centro a far fuori quelle due. Però è andata diversamente. Eccole. Pang. Dai, siete nella posizione giusta. Perfetto. E siamo negli Stati Uniti. Sono andato troppo a cannone. E andiamo con l'ultimo credito. Che bello il rumore della gettoniera. Meno male c'era l'invulnerabilità, solo che adesso se non sbaglio mi ritrovo col rampi. No. Di nuovo invulnerabilità, ci siamo. Poi mi butto in mezzo per qualcuno. Ah, buono. No, la pistoletta ora non ci voleva. Cioè, se muoio come un idiota per via della pistoletta. No, ehi. No. Bestiacce, andate via. Ok. Questa è una bella rottura. Perché se sbagli i colpi e vanno dietro, spacchi i mattoncini. La situazione inizia a diventare non troppo bella. Qui dovresti aspettare che scendano tutte le palline da telefono fuori. Tutto qui quello che sapete fare. Sono stato un idiota! Non dovevo rimanere là. Spaccando magari il muretto. Mi sa che questa sarà la mia tomba. Esatto. Vabbè, ci dovrei rifare la mano su Pango appena finito i crediti. That's life. Beh ragazzi, se avete qualche richiesta per qualche gioco da sala che vi ha segnato, vi è piaciuto particolarmente o siete semplicemente curiosi di vedere, scrivetemelo sotto nei commenti e magari lo proverò. Oddio, io di giochi da sala ne ho veramente tantissimi da proporvi, perché veramente io ho vissuto nelle sale, ho giocato davvero di tutto, sia dei titoli un po' più nuovi, che Pang per me è nuovo come titolo, l'89, sia un pochino più vecchio. Infatti la prossima volta mi sa che andremo su giochi un po' più retro, nel vero senso della parola, che sono anche un po' più tosti. Ci vediamo alla prossima ragazzi e buonanotte, anzi... Se è notte per voi buonanotte, se è giorno per voi buongiorno. Per me è notte, quindi buonanotte. Ciao!